E il classico sarà sempre il classico, che si parli di Real Madrid o Barcellona, che si parli di Padre Pio o la scoteca, e che modo di cominciare la Liga. Amici Fair Play, buonasera Altrinacria, buon mercoledì sera, perché comincia la Liga, comincia col botto, perché si apre con il classico tra il Barça, il nuovo Barça di Roberto Miranda, e i Galacticos, che sono più classicos che mai, con tante assenze, perché sappiamo che hanno fatto un mercato importantissimo, ma con assenze oggi provano a trovare la forma e provano soprattutto a invertire un trend particolare e a sfatare il tabù delle sconfitte alla prima nei tornei. L'ultima volta che Ceraulo vinse con il suo gruppo La Scoteca alla prima campionato era il C7 con la Scoteca, la maglia era sempre arancione. E poi sappiamo tutti com'è finita. Il Barcellona si schiera con Cristofalo, trittico difensivo con Miranda, Lamantia e Loriano, Cuccio e Marinelli alle spalle di Ivan Cavoli. Real con Mercuri in porta, Salamone, Cannella e Vitale, Armetta, un grande ritorno, un grande rientro per il Real, e Galici alle spalle del Cap. Ceraulo che parte titolare, ma è pronto, scalpita per la prima all'European Season con la media Galacticos. Coco Gioia, è cominciato il match, primo pallone del Real di maglia orange. Galici servito, controllo, poi tacco volante, Miranda allontanato. Sì, Cavoli, servito bene, buon il controllo del numero 7, che poi è provato a spirla avanti, ovviamente non c'è nessuno che può arrivare su questo pallone. Armetta a pesciolino di testa all'indietro da Mercurio, si apre un mercoledì scoppiettante a livello di gare di una Liga che è scoppiettante e che presenta un livello alto, molto alto rispetto ad altre due gare, ma comunque non così tanto, ma avremo dei match importantissimi. Girona belli su tutti alle 23 insieme, stiamo seguendo il classico con Galici che passa in mezzo a due, poi trova la posizione di Pietro Cuccio, rimessa laterale per il Barcellona che conta l'assenza di Dario Cicero, che comunque in panchina a supportare i suoi per questa prima importantissima gara di Liga. Real che invece arriva più stremato e con assenze importantissime di quattro capisaldi, che sono Leo Mazzola, Walter Flamme, che è in panchina anche lui a sostegno, ma ancora reduce da un infortunio, non può essere in campo. E poi l'assenza importantissima ovviamente di uno dei migliori giocatori della storia di Fair Play, che è Federico Napoli. Ha cercato un movimento in area di rigore Mattia Marinelli, uno dei nuovi innesti totali di Fair Play e del Barcellona. Armetta, che ha una grande intesa con Galici, prova a dimostrarla anche stasera. Si era proposto Salamone, la palla invece un po' forzata in verticale per Ceraulo, è arrivato Lamantia che prova a sgasare su Armetta, ottiene a distanza ancora l'ex Galles, usa il fisico su Armetta, Armetta però nonostante il disequilibrio riesce a mettere in fallo laterale, già battuto dal Barça. Miranda, il capitano, apre su Loriano, gioca ancora dietro l'ex Tottenham. La vuole Lamantia che si apre una delle sue mattonelle, vuole addirittura calciare col sinistro, ce l'ha la conclusione da fuori. Federico Lamantia trova la prima sporcatura di Polo Cannella davanti a Mercurio, c'è il primo corner della partita firmato Blaugrana, che hanno battuto corto qui, palla ancora buona. Cuccio prova il destro, chiuso, deviato prima da Galici poi da Cannella, e poi allontana il Gallo, l'arbitro della gara è Enea, che poi lo vedremo anche per Liverpool Wolves alle 22 in contemporanea con Bilbao Atletico Madrid. Loriano, Federico Lamantia davanti a sé, Galici che lo pressa, lo ributta indietro. Lamantia non vuole andare dietro a Cristofalo, vuole prendersi qualche rischio e va a servire Cuccio, che è bravo a uscire dai blocchi e versi a prendere questo pallone. Poi Lamantia prova a passare nello strettissimo, guarda, è rimasto tra. Ale, stai più su, Ale, non stare troppo basso. Prendete la palla, ragazzi. Prendete la palla. Entra proprio la palla. Giorgio, la puoi prendere? Ah, c'è Pietro, ok. C'è un problema con la palla, ma adesso la cosa fondamentale della partita in campo. Già passati 3 e mezzo. Ha intercettato questo pallone il prof Vitale, Armetta prova a lavorarlo, aspetta i compagni, l'unico libero è Vitale che poi cambia, sponda e va a destra da Gabriele Pons Salamone, che aspetta un movimento in aria e si appoggia ancora sul prof. Armetta rimorchio,
Prova addirittura a calciare. Destro incrociato. Non male, ma troppo largo per impensierire Michele Cristofalo. Ci ha provato. Primo sussulto il Real, ovviamente innocuo. Non impensierisce Cristofalo, che fita di molto fuori alla sua destra. Bello questo momento di Loriano che si alza e lascia la gestione, ovviamente sempre egregia, del pallone a Federico Lamantia, che ha detto il passaggio in avanti, vuole servire Marinelli, poi Miranda, sombrero su Ceraulo, c'è il vantaggio forse per la gamba tesa in gioco pericoloso, Cavoli esce anche lui dai blocchi, poi allarga per Lamantia che riesce a segnare, sinistro di Lamantia, tagliente, che quasi diventava un assist per Marinelli, bella la giocata, bella l'idea di Federico Lamantia, palla fuori. Quattro e mezzo sul cronometro, 0-0, perfetto equilibrio per ora nel classico. Armetta apre su Salamone, ha un po' di campo, se lo prende l'11, finta di corpo su Cavoli. Bravi quelli di Barcellona qui a rannicchiarsi dietro e ad aspettare il sussulto del Real Madrid. Real che è da un annetto ormai questa volta che gioca col 2-3-1 oggi, per le assenze importanti soprattutto sugli esterni. Torna a 3 con Salamone, che in realtà è un giocatore che può interpretare benissimo sia l'esterno alto a destra sia il terzino destro, praticamente nel blocco dei 3. Grande palla in verticale a cercare Cavoli, che è scappato via le spalle di Cannella. In qualche modo Cannella si può dire che ha vinto questo duello, perché l'ha disturbato quanto basta per le vaghi la traiettoria del pallone, che già Cavoli sta pensando a calciare. Un grande attaccante Cavoli, l'ho dimostrato a livello prolifico e a livello di squadra con la Georgia, un club che ha avuto difficoltà soprattutto per il genere che ha incontrato durante il C7 Euro 2024. Qui gran palla del prof a cercare il cap, Ceraulo ottiene questa di Miranda che è attentissimo, battuta rapidamente Galici, palleggia il primo controllo, non è felicissimo, Loriano aggiusta tutto e trova Cavoli che è isolato lì davanti per il Barcellona. Aspetta l'arrivo di Marinelli che sale bene a sinistra, servizio 77, alza la testa, va al cross, Cannella ha postato benissimo in posizione allontana. Marinelli tiene in campo questo pallone, lo lavora ancora per il Barça, Cavoli controllo, ancora Cannella su di lui, è un uomo a uomo, un uomo a uomo, e forse lo sarà per tutta la gara, visto che il Real è orfano di Leo Mazzola, che a proposito di lui è uomo. Non è uno sicuramente con cui si può avere vita facile in panchina per il Barça, ci sono Arnone e Alegatto. Lamantia può calciare da qualsiasi posizione, lo sappiamo, va sul sinistro, apre per Marinelli, fa passare il peso sotto le gambe per servire Cuccio, pallone in mezzo per Cavoli che liscia clamorosamente, d'altra parte ha provato ad arrivarci Loriano per terli in campo, non riesce, però altro spunto interessante del Barcellona. È pronto Coco Gioia, non vedo l'ora di entrare e di far bene con questa maglia. Ha cercato un grande club dopo comunque il buon campionato a livello personale e di squadra con il Chelsea, che ha agguantato la semifinale di Europa League nello scorso European Season. L'appoggio di Ceraulo, Galici, sombrero, Genosi, sinistro di Galici alla sua maniera, una giocata alle sue, pochi centimetri alla sinistra di Cristofalo e sarebbe stato gol, ma questa è una delle sue invenzioni. Lamantia affronta, Armetta, anche questo sarà un bel dolore, Armetta gli la porta via, ma non riesce a scippare del tutto il pallone che torna indietro a Loriano. Sale Roberto Miranda. Anche il Real ben rannicchiato, rimpallo e palla che schizza sempre sui piedi Lamantia, che elude solto Armetta, sono due uomini su di lui. Ancora Lamantia. Ha perso l'attivo per servire Marinelli, allora gli scippa il pallone Salamone, caduto di Galici. Ok, ripartenza in Real, Miranda stavolta a vuoto, a spazio Salamone, altra parte per Vitale, che arrivava alla sua maniera da dietro. Ok, inserimenti del pro Vitale, che è l'uomo dei gol importanti e le partite importanti, lo è stato l'anno scorso, lo è stato anche in estate più o meno. Cuccio, Lamantia, è rimasto alto, riceve bene il lancio di Pietro Cuccio e poi guadagna rimessa. Pallone in area di rigore, sbuca Cavoli, completamente perso dalla difesa madridista, ma non impatta bene, è arrivato troppo in corsa, ma qui c'è una mezza dormita dei Blancos, con Cavoli che ha avuto una buonissima occasione, Sofì. È rimessa al fondo per il Real.
Galici riceve basso il DS. Vitale sbaglia l'appoggio, diventa buono per la Mantia, agganciato da Armetta, che comunque commette un fallo sacrosanto per la possibilità che si poteva creare per il Barcellona. 10. C'è la Mantia sul pallone e non è una mattonella rinunciabile per il destro del numero 10 blaugrana. Prima vera punizione interessante per il Barça. La Mantia ovviamente va in porta a girare. Trova la porta, ma adesso troppo docile per Mercurio. Armetta prova ad andare, scambio in qualche modo con Cerolo, che ritrova bene il pallone, ma viene inglobato da Alberto Loriano, che resiste alla carica del cap. Bel lavoro destro di Loriano. Grandissimo spunto del Toro Loriano, che manda alto il pallone. Anzi, del pitbull più del Toro. Parte A. Galici, pennellata per Cerolo, che ci arriva di testa. Ottimo lo scarico su Salamone. Poi scambio con Alessio Galici. Palla dall'altra parte, interessante per Vitale. Capisce tutto Loriano. Poi la Mantia contro indecisi. Approfitta Armetta. Destro di Armetta, Cristofalo. In due tempi, anche prima di Miranda. Però Armetta, occhio, non lasciai mai lo spazio per il tiro, perché è pericolosissimo ai 20 metri. È primo vero tiro in porta la partita adesso anche per il Madrid. Salamone, Galici prova da casa sua, ha visto Cristofalo fuori dai pali. E questi sono prelibatezze che Galici non si lascia sfuggire. Però non ha beccato la porta. Adesso c'è Coco, gioia davanti. Un ragazzo che può giocare sia davanti che esterno. Tra l'altro ex compagno di Gattornone con la Danimarca durante l'Euro 2024. Anche lì fu un buon campionato. La Mantia prova la conclusione. Alto sopra traversa. Dimmi tu. Coco Gioia prova a sbucare le spalle di Loriano, che tiene benissimo in botta. Poi va in verticale, cannella ancora, ottimo nell'anticipo su Cavoli. Poi Coco Gioia, crocchetta alla sua maniera, uno dei suoi classici. Poi la Mantia recupera il pallone. Miranda rischia sulla pressione di Galici, ma se la cava, trovando Marinelli, che trova a sua volta Cuccio sulla sinistra. Prova a passare su Salamone, voleva che il primo fosse uscito, non per Enea. Vero di Galici, che trova Gioia. Occhio perché da lì può partire, può sgasare, lascia dietro il pallone però. Ed era opportunità al break del Barcellona. Squadre che si stanno piano piano allungando. Cavoli sul mancino, si appoggia sulla Mantia, controllo, guarda la porta, prova il mancino, alto. Era un 3 contro 3 interessante, su cui comunque Coco Gioia aveva effettuato un buon recupero. E poi la Mantia è arrivato un po' lungo la conclusione. Armetta per Vitale, lungo l'apa interessante ancora a cercare Coco Gioia, finora attentissimo. Dall'altra parte anche Roberto Miranda. Loriano da dietro, troppo leggero, il contatto troppo lieve per essere fiscato da Enea. Allora Marinelli di sinistro, libera la Mantia, occhio perché c'è spazio per il Barça. La Mantia se lo prende, palla interessante a cercare Gatto, che tocchi prima, lo calcia col sinistro. Mercurio si distende e para, ma si è presentato benissimo la partita Alessandro Gatto. E trovo un altro tiro in porta per il Barcellona, anche se ancora il risultato dopo 13 minuti è sullo 0-0. Imposto Armetta, occhi avanti, però la palla indietro per Paolo Cannella. Galici quasi a terzino, palla che scorreva veloce e non è della misura giusta per Coco Gioia. Rinvia corto Cristofalo per il Barça, che riparte dal basso. Arnone, ingresso in campo anche per lui, esterno più che altro per liberarsi della pressione aggressiva. Vitale, Armetta vede Salamone salire, lo serve, Serzai il numero 11 alla sua maniera, poi anticipa con la punta Cuccio. Armetta, Galici, zona tiro, lo prova, alto. Quella è la sua zona, la sua mattonella. Però ancora una volta sta prendendo la mira Alessio Galici.
manca sempre meno per beccare la porta. E finora per il Real ha beccata solo Armetta con un tiro che ha impegnato ma non tantissimo Cristofalo. La mantia, Cuccio quasi si intromette ma arriva sul pallone, lo spisce in avanti sfruttando la fisicità di Allegato. Adesso sarà un duello diverso con Paolo Cannella, ma ancora una volta è egregio nel comportamento difensivo il numero 28. Bravissimo la mantia, evita Armetta che esce sempre un po' aggressivo, poi ci ha messo la gamba Armetta e commette fallo e altra posizione per il Barça. Ancora è presto, ma vi ricordiamo di stare connessi perché seguiranno i match e seguirà il sondaggio sia sulla community Telegram sia qui sui commenti Twitch per i tre MVP della gara, che ancora è lunghissima, signor Gabriele. Sempre la mantia ovviamente sul pallone, carica il destro in porta Mercurio, così così, palla che gli sfugge dalle mani e sarà calcio d'angolo per il Barça. Arnone in aria, palla a rimorchio per la mantia, col sinistro Armetta stoppa, poi Arnone alza la gamba e il fallo lo commette l'11 rossoblù. Dietro! Uscita Armetta. Da spazio Alessi che si sente un giocatore più offensivo, ma che sa fare anche la seconda punta, diciamo l'esterno. Qui gran palla di Salamone che prova a liberare il prof Vitale. Ancora lettura ottima di Alberto Loriano. Salamone ributtato indietro a Miranda, Gatto prova da dire su questo pallone, Salamone non lo perde, poi spinto in qualche modo, spinta Vitale perché leva il possesso a Salamone, fallo chiaro solare sul numero 11 del Madrid, punizione. E sul pallone va proprio a battere 16 Salamone. 3 minuti. Vediamo da lì cosa combina. C'è Galicia, rimorchio. Ne mette solo uno in barriera Cristofalo per precauzione. In aria Coco Gioia, al limite Alessi, ma sta arrivando anche Vitale. Vuole la palla dentro Salamone, Arnone allontana. Sarà rimessa ancora per gli Orange. Un arancione storico. Forse anche un discorso di scramanzia. Salamone prova, deviazione, la palla è buona per Coco Gioia che ha avuto la palla buona per trovare la porta. Palla alta sopra la traversa, anche il 22 ci sta tentando sempre di più. La mantia, vuole la palla lunga, vuole soprattutto movimenti, finta e palla col destro a cercare Gatto che prova a prolungare, palla interessante per Cavoli. Adesso giocano in due là davanti e sono due colossi, quindi ci sarà un lavoro diverso perché Cannella è bravissimo, è stato però perfetto nell'uno contro uno. Presto sono due gli attaccanti di peso del Barcellona. Miranda, rimessa lunga a cercare Gatto, ancora anticipo pulito di Cannella. Cavoli la toglie dalla disponibilità di Coco Gioia. E allora Loriano, palla centrale, Cavoli vince il rimpallo, c'è sempre la mantia sul pallone. 18esimo sul cronometro, 0-0 il classico. Loriano evita Alessi, occhio perché un po' di campo il pitbull, prova a prenderselo. Sterza e ricomincia la mantia, si passa sempre dalla chiave del centrocampo Pograna. Prende un po' di campo, palla centrale per Cavoli che prova a girarsi, Cavoli resiste, Alessi molto bravo anche da terra, poi Cannella il solito a mandare Galici che ha un po' di campo, sta sentendo Coco Gioia, resiste Galici, Galici, Galici col sinistro, ignorato Coco Gioia, ha visto la porta. Bel lavoro di Arnone che va a murare. Vitale di testa, sbaglia la sponda per Galicia, ancora lì il Real Madrid, allontana Cavoli, lancio per Gatto che scappa via Cannella, prova il sinistro Gatto, deve distendersi alla grande Marco Mercurio, calcio d'angolo per il Barcellona, lo strappo, la gamba e la fisicità di Alessandro Gatto che mette timore al Real Madrid, è bravo qui Mercurio. Bella idea di calciare subito con questa palla che rimbalzava, è invitante per gli attaccati, Cavoli di testa per far meglio di qualche minuto fa dove era molto più solo. Macchina fotografica? No, sto usando la mia. E come va? È meglio quella, però da 18:30. È l'hai posata? Sì.
Meglio stai palla sti palloni, cazzo. Cavoli, su una palla non giocata bene dal Madrid. Ponzo, guarda qua. Sei da giocare ancora di questo primo tempo equilibratissimo. 0-0 qui Cristofalo. Rischi un po'. Coco giù in pressione. La Mantia contro due resiste ancora, poi passa la grande gran giocata di La Mantia su due. La Mantia passa ancora. Sinistro! E sblocca il classico con una giocatona, Federico La Mantia, prima su due, poi sul terzo e sinistro all'angolino, fulminato Mercurio, Blaugrana in vantaggio, ovviamente con l'uomo più di talento, Federico La Mantia, stappa il classico 1-0. È passato in un fazzoletto in mezzo a due, ha resistito alla carica del terzo. E poi da lì, destro e sinistro per lui. Non fa differenza. Conclusione incrociata perfettamente. Mercurio stoltra un po' nulla. E all'improvviso, dopo 19 minuti di massimo equilibrio, il Barça sblocca la partita. Che giocatore Fede La Mantia. Anche quest'anno vuole essere al centro. Qui palla persa per la Barça. Galici può punire. Forse doveva aspettare un altro po', però quando vede la porta va. Entra in campo Pietro Cuccio, che fa rifiutare proprio il match winner adesso Fede La Mantia dopo il gol. Loriano mette in avanti, adesso si sono scambiati gli uomini con Calla che deve riposare un attimo in panchia. C'è Armetta centrale, ruolo interpretato più volte durante gli anni d'oro, se possiamo dirla così, la Scodella. È tutto un percorso anche scaramantico, no? Maglia arancione, il ritorno di Armetti in campo dopo un infortunio lungo. Tra l'altro si è fatto male durante la finale Real Madrid e Boca della scorsa estate. Vitale qui arreta troppo questo pallone, capisce tutto Gatto, che poi però porta la spasso 3 in una zona complicata. Alessi! Butta il guanto Cristofalo in calcio d'angolo. Qui ha rischiato Alessandro Gatto, poi ha calciato Alessi che rimane a terra. E questo non sembra un buon segnale, perché dopo il tiro si è accasciato a terra. Attenzione. Alessi si rialza ma... Un crowd durante forse abbandona il campo. Rincuorato al cap, che è andato da buon capitano a sincerarsi le condizioni del 99, che però non ha una faccia contenta sicuramente. Gioia in mezzo basso, ha liberato in qualche modo Gatto. Poi Miranda passa su Galici, arriva contro Cuccio. Miranda prova il destro, Mercuri in bagger, poi Arnone, arriva anche Gatto. Galici prima di lui, trova Vitale un po' per tibarciare la palla per Coco. Gioia che è rimasto alto. Gioia, controllo e destro alto. Anche qui poteva far meglio Coco. Gioia, dai dai Coco, dai, dai del Pro Vitale. Spray Giorgio, Gio, per non per il ghiaccio fuori. Comandi Chiara. Gatto, sponda sbagliata, Armetta. Normale, normale. Galici. Punta Marinelli sul destro, poi cerca di farla passare per... entra Simo che sei alto, Gioia. Troppo stai fuori. Calcio d'angolo. Un altro per il Real, battuto da Galici, di attenti in porta Cristofalo. Colpo di Reni in calcio d'angolo. Oh, secondo palo, Cristian. Oh, esatto. Galici si coordina in uno spazio strettissimo e soprattutto con poco tempo di reazione. Altra reazione, altro corner battuto sul secondo palo. Lo tiene in campo Salamone, che la porta sul mancino. Lo prova! E c'era lì Galici che non ci mette la testa, anzi si abbassa. Occasione Madrid al minuto 23. Palla che ha preso il giro opposto a quello che forse voleva Salamone. E non è arrivato a incornare Galici. Cuccio è entrato malissimo, Armetta è caduto malissimo Cuccio, ma riesce a trovare il compagno. Gatto c'è il vantaggio e ne è, infatti non fischia. Allora Gatto protesta forse perché è rimessa
per lui era del Barça e del Madrid. Intanto il gioco è fermo perché c'era Cuccio a terra. Paolo, Paolo, Apo! Dov'è? Coco, muoviti davanti, Coco! Uno e mezzo da giocare ancora di questo primo tempo. Il classico al momento lo sta vincendo il Barcellona grazie al gol di Fede Lamantia. Armetta apre su Vitale, controllo, si stacca Gioia, largo, servito, litiga col pallone e non riesce a scaricarlo bene. Armetta di testa, Vitale, cerca Gioia, anticipo perfetto di Arnone. Un minuto, anzi 40 secondi alla fine del primo tempo, che dice 1-0 Barcellona. Armetta, vuole Coco Gioia che si inserisce, servito bene, ci mette la testa, ma la testa che prende il pallone è quella di Cristian Arnone, finora anche lui praticamente perfetto dietro. Con le mani Salamoni in aria, la spizzata, la palla è buona per Galici che si accontenta della rimessa. Uno degli ultimi sussulti questo primo tempo. Armetta palleggia. Ce l'hai, ce l'hai. Alleggisce per Cannella, palla scodellata in avanti. Miranda allontana. Gatto ci crede, ci mette il piede e quasi allunga per Marinelli. Non era un assist volontario, però lo è diventato. Però la palla è lunga per il 77 Blaugrana. Mercurio al lancio lungo, palla che non prende a rete, allora è buona, lunga però per Galicia, era buona per il campo ma non per il 10 del Madrid. Abbiamo superato di 15 secondi il 25esimo, forse qualche secondo aggiuntivo concesso da Nea. Armetta ferma tutto, trova Galici con l'esterno, c'è Gioia che prova a girarsi, Gioia resiste, Gioia Cristofalo, e poi il tocco decisivo è di Cuccio, qui ha fatto una gran parata Cristofalo su Coco Gioia che si è girato molto bene, bel riflesso del 50 del Barcellona. Ultimo corner, pallone in mezzo, Vitale anticipato Arnone e arriva il fischio di Enea. Arnone voleva autolanciarsi ma è arrivato sul nascere il fischio di Enea. Va bene per il primo tempo, il classico è 1-0 per il Barcellona con un golazo di Lamantia da classico. Va bene così per il primo tempo, torniamo tra poco. Già pronti per il secondo tempo di un classico finora interessante, divertente anche, e che è in cui sta vincendo il Barcellona grazie al gol di questo ragazzo qui, di Federico Lamantia. E che gol, con una giocata in cui è passato in mezzo a due, poi ha scartato anche un terzo e poi col sinistro ha trovato l'angolo giusto per battere Mercurio, impegnato da questo gol di Lamantia e da un'occasione per Alessandro Gatto. Real molto più propositivo in realtà del Barça, che magari gioca più di partenza, però che è stato meno pericoloso. Ha avuto sì un paio di occasioni per il Barça, molto più attento, molto più concreto, soprattutto anche perché la concretezza parla sempre il risultato, che ora dice 1-0 Barcellona. Punizione per il Real,
va Galici direttamente in porta, velenosissimo con la maledetta quasi Galici. Cristofalo non tocca e quindi rimessa al fondo per il Barcellona. Cercato questa conclusione bassa, tagliente. Cavoli, sinistro! Che giocata di Ivan Cavoli e che riflesso di Marco Mercurio, che non si aspettava la conclusione mancina. Grande intervento calciando per il Barcellona che guadagna metri. Cominciato la grande questo secondo tempo. Cuccio a rimorchio dove arriva Loriano che anticipa Galici però non trova un compagno in mezzo. Allora occhio alla ripartenza del Madrid. Salamone per Gioia, prova a spedire in avanti per Galici. La palla è fuori misura, facile tra le braccia di Cristofalo. Bracciata lunghissima, precisa a cercare Cavoli. Cannella, ci mette il piede e poi Mercurio lo aiuta e sbaglia. Poi l'appoggio per Salamone, un appoggio abbastanza semplice. Il Real che deve ritrovare un attimo la lucidità. La Mantia, stavolta Armetta da dietro, lo frega Galici, alza la testa, aspetta Vitale, uno contro uno di Galici che prende il destro per passare in mezzo a due, diventano tre ancora. Galici, tacco a servire Salamone, sinistro largo, l'ha lavorata bene questa azione, l'ha manovrata molto bene la formazione di Ceraul, ci va vicino Pons. Miranda, palla precisa avanti per Cavoli che tiene a distanza Cannella che lo disturba. Cavoli resiste, Cavoli si gira, Cavoli passa benissimo, poi cerca di chiudere sul primo palo e palla che esce larga. Qui Cavoli ha finalmente vinto un duello con Cannella e lo ha fatto alla grande, sforzandosi tantissimo. Buonasera. Armetta lungo su Vitale, la spondi di testa, nasconde il pallone, nasconde il braccio Miranda che poi è bravo e con esperienza si porta a casa il fallo per il tocco di Coco Gioia. Ciao Ile. No, non potevo prima, non potevo. Ciao Ile. La Mantia. Vai Pietro. Cuccio non controlla. Arriva Armetta che ricomincia da Cannella. Mercurio forse doveva fare a meno per tutta la partita di Alessi. Il Madrid ha fatto male, forse uno strappo. Poco Gioia, resiste la Mantia, aspetta Vitale, lo serve benissimo Vitale sulla sinistra, mette in mezzo la Mantia, ha recuperato molto bene, ha messo una pezza, poi rimessa lunga a cercare Galici, bel controllo sinistro, deviazione, palla che torna a lui, Cuccio sul pallone, fa giocare Nea, Armetta, destro, deviato da Miranda, calcio d'angolo. Adesso insiste il Madrid che sale di ritmo e guadagna un altro calcio d'angolo. In area Vitale, Gioia e Armetta, palla a cercare Gioia sul secondo palo, libera la Mantia. Cannella, controllo così così, Miranda va via, se ne va, solo c'è Cucci in aria. Miranda calcia in porta, va da solo e fa 2-0 e raddoppia il capitano Roberto Miranda sull'unica sbavatura difensiva della gara di Paolo Cannella, che si dispera ma nel momento forse migliore, più in auge del Madrid, arriva il 2-0 del Barcellona con Miranda. In un momento in cui stavano spingendo per l'1-1, ancora una volta colpisce a freddissima formazione di Miranda. Galici prova a fare one man show, palla fuori. La reazione arriva sempre da lui. Un controllo sbagliato a Cannella. Questo Carisio qui va recuperata alta da Armetta. Galici aveva tutto lo spazio del mondo, poteva fare qualsiasi cosa, ha scelto questa conclusione d'esterno che finisce ancora larga. Miranda che ha ignorato Cuccio ma tra virgolette ha fatto bene perché a segno del 2-0 lanci la Mantia, idea ancora interessantissima però troppo lungo per Marinelli che era ancora una volta solissimo alle spalle di Cannella. Vitale, lancio lungo, bellissimo per Galici di testa, a metà strada tra una sponda e un tiro in porta.
Bella uscita del Barcellona, ottima triangolazione in velocità. Marinelli cavalca sulla sinistra, va a calciare Mercurio. Scalda ancora i guantoni su Mattia Marinelli ed evita il 3-0. Qui ottima uscita del Barcellona da tiki-taka, da scuola. Barça proprio. Mercurio, lungo, grande palla per Galicia. Arnon ancora attento per Ivankovko da dietro. Arnon attentissimo. Ci mette il piede, poi rimpallo che favorisce Pietro Cuccio, che però farà fetta non riesce. È scopertissimo in Barcellona inspiegabilmente. Armetta dentro, recupera Loriano. Arriva da dietro, gioia! Cristofalo strepitoso sul 22. Uscita da portiere di calcio a 5. Ha coperto la porta alla grandissima. Sul Cocogia che si è allargato per avere lo specchio più visibile. Ma Cristofalo super. Tiene a galla il Barcellona e mantiene lo 0 sulla scoreboard. Ivan! Nico. Valenza Siviglia. Sofì. Arnone. Adesso un po' più arretrato il Reale che capisce di aspettare. Loriano lungo su Gatto, controllo difficile da effettuare che non riesce infatti. 33 sul cronometro, sì. No, 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 però... No, la scorba la puoi fare. Però l'evento puoi fare dopo. Salamone per Gioia a spazio, prende il destro, si allarga, calcia Cristofalo ancora. Ha letto bene la traiettoria Cristofalo, però monumentale, salva ancora il Barcellona. Però il Real che sta salendo in cattedra e ci sta perdendo sempre di più. Galici, c'è vicino Armetta, la palla lunga per Vitale. Arnone di testa allontana, poi Loriano fa lo stesso. Cavoli quasi sombrero su Galici che di scorpione ferma, poi prova al volo. Cristofalo recupera posizione. Siviglia prossima partita. Valencia. Lamantia. Cross a cercare Gatto che non riesce nella sponda. Poi Galici, controllo così così, la palla è ancora buona per Lamantia. Tra le linee per Gatto, 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 Mercurio. Gran riflesso anche il suo. Evita il 3-0. Su Gatto, poi Lamantia ha letto bene. Lamantia, Lamantia, Lamantia! Su un altro errore del Madrid. 3-0 per il Barcellona e doppietta per Federico Lamantia che porta il classico sul 3-0 dalla parte del Barcellona. Ma questo è un altro errore clamoroso del Madrid in uscita, su cui Lamantia è stato furbo a leggere e a fare 3-0. Aston, no. No, 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 da qua. Classic. Sempre colori, loghi davanti e dietro. C'è Raulo, rientrato per dare... Per però lavoro un po' davanti. Galici, la porta antitesta, passa, non c'è fallo. Calcia! Cristofalo! La tiene ancora lì in due tempi. Adesso è anche un duello personale. Lamantia, buon il controllo, poi Vitale allontana. Loriano sbaglia tutto. Poteva far meglio, ma va molta più tranquillità qui. Armetta non scarica, va da solo, si mette in proprio, poi mette il pallone in mezzo e porta a casa un calcio d'angolo per il Real. Anzi, una rimessa, fatto rapidamente. Galici si coordina con la palla che era ancora alta. Viene colpita alta da Galici. Termina ancora larga alla sinistra di Cristofalo, che è stato comunque super quando si è impegnato. Si parla in panchina Madrid, 3-0, 15 a giocare ancora. Va bene, va bene, va bene. Comunque volevo sottolineare la puntualità di oggi. 20 e 42, mancano 15. È vero. Loriano. Salamone. Armetta con l'esterno. Loriano rischia di farci un attentato. Che la schiaccia alla prima partita si è rotto il labbro.
Sceraulo, sponda su cui prova a arrivare Coco Gioia. Loriano, bravissimo. Qui ancora il pitbull. Come se non bastasse, guadagna pure la rimessa. Ottimo lavoro del 55. Cavoli. Vitale. Salamone. Sempre per i prof che deve andare in verticale. Poi la mantia col tunnel su Coco Gioia. Passa ancora. Sta inventando calcio la mantia. Prova a passare anche su Armetta. Non riesce. Poi Salamone. Forbice sulla mantia, non su Miranda. Lo chiude molto bene. Ottima gara anche di Roberto Miranda, che è stato perfetto dietro, equilibrato. E soprattutto è stato anche utile per il gol del 2-0, perché l'ha marcato lui. Salamone, quasi a centrale, prova da lontanissimo e non è male. Palla che si abbassa, non a sufficienza però. Loriano con lancio lungo, interessante per Cavoli, belli controllo, arriva su Portogatto. Cavoli torna sulla palla, lo aspetta, però passa su Salamone, gli piomba addosso, il fallo è di Cavoli, punizione. Tutto rapidamente ovviamente al Real. Galici si fa vedere, prende palla, parte Galici, aspetta Gioia, va da solo ancora Cristofalo, mostruoso Cristofalo, sul sinistro ancora, botta sicura del Gallo, altro intervento spettacolare di Cristofalo. Ancora Real però, Gioia sul destro, prova a calciare, non filtra questo pallone, imbucato. Poi Gioia scende sul pallone gattonando, la tocca con un braccio, è punizione. Ma Cristofalo rischia di prendersi l'MVP stasera, con un Barcellona perfetto nel complesso, perché questa su Galici la prata più difficile di tutta la partita. 38 sul cronometro, 3-0 Barcellona, doppio la mantiera e Miranda. Qui bello il lancio a cercare Marinelli, che sta oltre a destra, ha controllato però dopo il rimbalzo per l'uscita. Servirebbe quel 7 lì. Un po' di corsa, un po' di... Posso dire una cosa in live? Uscita al passo. È la prima maglietta che viene a mio cugino. Mi aveva chiesto, aveva paura però alla fine. Alla fine gli viene la maglietta. Salamone. Vitale, zona tiro, ci prova, male. Calciato male qui il prof. Ci sta magari anche l'idea di andare in porta. Miranda Percuccio, altra canuscita del Barcellona che perde un po' di metri. Poi Miranda dall'altra parte, sventaglia per la mantia, chiude Salamone che legge bene. Gioia e la sua mattonella da sinistra per partire, scarta Miranda, scarta pure Gatto, poi arriva a supporto Salamone che gli leva il pallone, prova a lavorarlo lui, ricomincia da Ceraulo che quasi fa il centrale. Armetta, zona tiro, arriva la mantia, Armetta ci prova, alto sopra la porta di Cristofalo. Anche Cristofalo a fraseggiare, lancio c'è Gatto. D'altra parte c'è solissimo Marinelli, Gatto non lo vede e soprattutto sbaglia il controllo. Cuccio ci mette il piede, ma l'aggressività, la voglia del Barcellona che va in due, perché c'è anche Miranda lì. Cuccio trova Gatto, vuole il pallone, Gatto cerca una sorta di sombrero, si aspettava che Salamone fosse attaccato lui, invece ha dato un po' di metri, ha fatto bene. Galici va con la palla lunga, mi sa che ha calciato ancora in porta con Cristofalo fuori, ma non è di certo la scelta più saggia. Marinelli lascia ancora lì Armetta, poi palla in verticale su cui per arrivare Cuccio, un po' lunga Salamone, però Cuccio la riprende, trova Cavoli a sinistra per Marinelli che alza la testa, arriva Cavoli, Marinelli calcia in porta, alto il sinistro del 77. Salamone in avanti, c'era Ceraulo che ha tenuto bene. Arnone sulla, su questa sventagliata chiude. Adesso ovviamente più offensivi Real con Candela che è rimasto fuori. Armetta centrale,
Salamone, evitato Marinelli. Va dall'altra parte da Vitale. Alza la testa, si stacca Ceraulo. Servito, prova addirittura a calciare. Non è una brutta idea, ma va sul muro. Galici addormenta lì il pallone. Ci vuole provare lo stesso. Alto ancora. Anche Galici quando non è in giornata non è una buona cosa. Marinelli di testa, Salamone. Galici prova ad andare via ancora, prova a scodellare, deviazione di Cuccio, poi palla in mezzo, interessante per Ceraulo. Cristofano sicuro. Barça adesso non ha fretta e vuole gestire per questi otto finali. Salamone sbaglia il tocco per Gioia, ma ci arriva Vitale che sull'entrata di Miranda scarica. Si arrabbia perché in ritardo Miranda. La battuta prende Vitale e regolarmente. Salamone trova ancora Vitale, Miranda interviene stolta regolarmente. È andata a vuoto. Miranda si scusa con il prof per l'entrata di poc'anzi, ovviamente involontario, però pericoloso intervento. Cuccio perde duello fisico con l'armetta, ma lo vince praticamente alla fine perché guadagna un calcio di sé. Cuccio in questo lavoro è uno dei migliori forse nei nostri tornei, anche nonostante non sia un colosso dal punto di vista fisico, oggettivamente bravissimo a lavorare col pari centro basso. Come funziona? Se ti metti qua, loro passano e tu li segui lateralmente e poi li inquadri tutti in faccia. Ti dico tutto io. Salamone ricomincia da dietro a Mercurio che evita Gatto con un buon dribbling. Tu fai riprese lunghe in caso che si ritagli. Armetta per Gioia, buon il controllo a seguire. Miranda, perfetto. Gioia per atterrare in campo. Miranda allontana. Miranda anche. Ale, dov'è? Lui rischia di persi MVP. Sofì. Calda, quanto stiamo? Quanto tempo? Mancano 6. Mancano 6. Ale, perché sei uscito? Ale. C'è una bomba. Armetta. Guadagna metri il Real. Salamone la porta sul mancino, non lo prova adesso, poi palla in mezzo per Vitale. Cristofano pazzesco. Ma non è vero. Ma cosa ha preso Cristofano? Pure questa. E Miranda e Loriano lo vanno ad abbracciare perché ha preso una cosa senza senso. Cristofano pazzesco. Altro intervento mega di Cristofano. Questo davvero non ha senso. E poi bravo anche a levarla a Cerro che arriva, cross sul secondo palo, armetta di testa! Disturbato da Miranda, arriva Cristofalo. Mamma mia, Michele Cristofalo. A negare ogni opzione di riapertura della partita Real Madrid. Rimpallo che favorisce Galici, finta, prova a passare in mezzo a due, passa con un rimpallo, calcia, alto! Voleva passare, c'è riuscito, ma ancora il sinistro è alto. Cuccio con il destro sbaglia, poi Ceraulo apre su Salamone, pallone in mezzo, interessante, Galici si gira ancora, Cristofalo ancora lui un'altra volta, stavolta su Galici, poi lo rimane a terra per una pallonata in pancia. Pazzesco ancora Cristofalo, pazzesco. MVP insieme alla mantia. Pallone dentro, Marinelli allontana, poi la mantia su Ceraulo che lo prova a tenere a bada. La mantia però passa in mezzo a due, Brissi in questo lavoro anche a rimetterlo. Forza signori, non facciamo queste cose, forza. Con le mani Loriano a cercare, a trovare Cavoli che vuole ancora questa giocata qui. L'ha fatta due volte oggi Gabri. Palla deviata e calcio d'angolo.
Cavoli, chiuso da Gioia. E la può partire Armetta. Lo accompagna Vitale, anche Galici centralmente. Armetta va da solo. Armetta si allarga troppo, scivola e alla fine gliela leva Marinelli. Ha esagerato con i tocchi Armetta, che però richiede una spinta. 4 a giocare, più recupero. E il classico lo sta vincendo il Barça per 3-0. Vitale passa in aria. Calcio, no, rimesso al fondo. Comanda Enea. Qui Enea ammonisce Galici per protesta. Ammonito per... Comunque l'ha detto il suo compagno, signore, non l'ha detto a lei. Per protesta Galici. Bella, questa me la rivendo. Primo giallo della gara. Una partita stra tranquilla, solamente al protesto. A me? Mai. Marinelli passa su Galici, che gli piomba addosso. Mamma mia quanto sta rischiando Galici, che è appena stato ammonito. Che minuto siamo? Si complimenta Miranda con Cavoli per la partita in generale, ma anche, ma certo, ma anche con per il lavoro qui per conquistare l'ennesimo fallo. Parte Miranda frustrata di destro, alta, però frustata. Domenica ci fu una bella punizione, ho visto. Di chi? Mia, mongolo. Sono per gli schimmenti. Vero, per quello di schimmenti. Salamone. C'è Ceraulo, palla per Galici, da dietro arriva Gioia, la mantia sempre lì. In mezzo a tre, senza paura, al limite della sua area. Poi in verticale, per Marinelli che è solissimo, attaccano in tre. A rimorchio c'è Cuccio, Marinelli aspetta, poi mette il pallone dentro. Ha calciato, arriva la mantia per fare 4-0 sul sinistro, la mantia, la mantia! Ha colpito la traversa, un passo dal poker di Barcellona e dalla trick la mantia. Dai, go. Gioia non passa su Cavoli, stanchissimo Gioia, non ce la fa più. Poi Armetta, lui è inesoribile. Armetta è uno dei migliori del Real, nonostante una giornata no. Miranda ha letto ancora bene, va da solo Miranda. Ha provato a spiazzare Mercurio, ma non becca la porta. Vuole la doppietta anche lui. Nico. Vabbè, ora arrivo. Gioia, si è liberato tra le linee, servito il 22. Ancora Coco, sul sinistro, lo prova. Ennesima sporcatura di Loriano, calcio d'angolo. Sofì. No, no, vai avanti. Gioia dentro, Loriano allontana. Salamone con le mani per Gioia, controlla, porta avanti, scivato Cavoli, poi la mantia la può far uscire, sbaglio vitale, Armetta non riesce a terli in campo, altra sbavatura del Madrid che regala un'occasione al Barça per il 4-0, Cuccio per Cavoli, contro 4 non passi il pallone dall'altra parte della mantia, allora ripartenza Madrid, vitale per Salamone, c'è liberissimo Ceralo, servito il cap, lo scambio ancora con Ponce. Loriano supera anche lui, poi palla lunga a trovare la mantia che aspetta il rinforzo di Cuccio, punta Armetta, la sterzata rimane lì, finta ancora di la mantia allarga su Cavoli, palla in mezzo, grande azione, ha chiuso la diagonale Salamone. Adesso le squadre sono super lunghe, Armetta in mezzo, Cristofalo da dietro su Galici, poi la mantia per fare 4-0 e prende il palo, dopo la traversa anche il palo, secondo legno consecutivo per la mantia che non riesce a trovare la tripletta stasera. Galici con una sorta di elastico passa su Cavoli, ancora a fare tutto da solo, triplicato, ma c'è il fallo sul numero 10 del Madrid.
Galici. Dentro per Vitale, Marinelli allontana, poi Salamone ha provato subito. Palla allontanato, Gio. Mentre Marinelli la tiene in campo, ancora 4 contro 1 e difende Gioia, palla dentro per Cuccio che stoppa davanti a Mercurio e si mangia il poker per il Barcellona. Gio, prendi al desk macchina fotografica mia. No, no, non c'è bisogno di macchina, microfoni. Faccio intervista. Armetta. Arriva Vitale tutti su, Armetta va da solo, Miranda, strepitoso anche il 5, insormontabile il secondo tempo, poi ancora la Mantia solo per fare 4-0 che sta mancando tanto, lascia lì il pallone e sprecano l'ennesima occasione per il 4-0, 51esimo e mezzo praticamente, Galici duro su Cavoli, ma basta così per Enea, il classico in Liga lo vince il Barcellona, lo domina il Barcellona per 3-0, messa bene il primo tempo da un golasso di Lamantia, messa meglio nel secondo con la doppietta del numero 10 che si prende MVP insieme a uno strepitoso Michele Cristoforo che ha ottenuto anche la rete inviolata contro un Madrid molto in ombra. Il 2-0 ha fatto Miranda. Grazie da Ficodarella. Tra poco in diretta qui per Valencia Siviglia.